Terza giornata di ritorno del campionato di seconda categoria, si registra l'inatteso stop della capolista Levanto in casa di un Atletico Casarza davvero molto gagliardo. Sì, noi abbiamo avuto un po' di rilassatezza dopo la vittoria con la Cogornese in casa loro. Già col Ciassetta si erano manifestati dei segnali di poca concentrazione che poi si sono confermati oggi, nonostante abbiamo espresso comunque un gioco discreto, però la grinta dell'Atletico Casarza, che è proverbiale, ha prevalso sulla nostra tecnica. Comunque oggi la squadra non ha girato bene e meritatamente usciamo sconfitti dal campo di Casarza. Non sapevamo che era una partita difficilissima, perché la capolista non hanno mai perso, in più noi oggi eravamo in grave difficoltà, però i ragazzi sono andati in campo, mi hanno dimostrato veramente di essere pronti, di essere sempre presenti e appunto pronti alla chiamata. Una soddisfazione perché abbiamo anche dimostrato di giocare a calcio, che noi abbiamo sempre avuto critiche negative perché dicono che siamo esageratamente agonistici. Penso che oggi abbiamo iniziato a sapere giocare anche a calcio. Poi voglio dire, il nostro obiettivo è la salvezza. Quando arriveremo al nostro obiettivo, semmai manderò i miei giocatori a giocare con il tutù e le scarpette da ballerina. Penso che almeno loro giocano per un motivo, pensano, loro hanno anche questa cosa qua della retrocessione, l'hanno vissuta sulla loro pelle e io sono orgoglioso e contento che quando vadano in campo vadano decisi e convinti. Infatti oggi proprio non ci sono parole perché hanno dimostrato veramente di tenere all'Atletico Casarza.